La seduta è ripresa. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata alle quali risponderanno il Ministro della Salute, il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministro dell'Economia e delle Finanze. La prima interrogazione all'ordine del giorno è la numero 32013 del deputato Fautilli concernente iniziative in ordine al fabbisogno formativo dei medici del lavoro. Il deputato Fautilli ha facoltà di illustrare la sua interrogazione da 1 minuto. Prego, collega. Grazie Presidente. Ministro, come lei sa e ha potuto leggere, questa interrogazione riguarda il futuro professionale di circa 6.500 medici con competenze specifiche nella medicina del lavoro. Una platea molto vasta che avrebbe sicuramente, secondo noi, meritata un'attenzione maggiore da parte del suo Ministero, ma soprattutto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Purtroppo così non è stato e solo oggi, e di questo la ringrazio, sarà possibile conoscere la posizione del Governo. Il nocciolo del problema è appunto che 6.500 medici sono stati cancellati dall'albo dei medici del lavoro nell'aprile del 2015 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per non aver soddisfatto entro il 2013 il fabbisogno formativo previsto dal testo unico per la sicurezza sul lavoro del 2008, nonostante, concludo Presidente, la Federazione Nazionale degli ordini dei medici avesse chiesto al Ministero, vista la complessità delle procedure, di posticipare il termine a gennaio 2016. Quello che le chiediamo è se non ritenga utile, al fine di non disperdere un patrimonio di professionalità così ampio, di adottare in tempi brevi iniziative volte a consentire ai medici interessati di mettersi in linea con i crediti del triennio 2011-2012, aggiungendoli progressivamente a quelli del 2014 e 2016 in corso. La Grazie, ringrazio, la Presidente. ministra Lorenzin ha facoltà di rispondere. Prego. Grazie all'onorevole Fautilli per la sua interrogazione che mi consente di riferire che ho già